la mente, il cuore, le forze, cioè spostarci in Dio, decentrarci in Dio, svuotarci di noi e catapultarci in Dio, l'unica ragione della nostra vita. Riconoscere in Dio la nostra origine e tornare all'origine. Questo comporta il rinnegamento di noi e porre il baricentro in un altro, in Dio, fuori di noi. Non è facile. Sembra facile perché Dio è amabile, ma è difficile superare noi, catapultarci in Dio, opera dello Spirito. Difficile ancora amare il prossimo, perché si tratta dello stesso amore che comporta il rinnegamento di noi, ma si tratta di questo, che il prossimo non è amabile, e allora è ancora più difficile. Però Dio vuole essere veduto nel prossimo, raggiunto nel prossimo, amato nel prossimo. Per questo dice Giovanni, che dice di amare Dio che non vede e non ama il fratello che vede, costui è nella menzogna. Chi ama è nella luce, viene da Dio, è vivo. Chi non ama è nella morte. E si parla dell'amore del fratello. Da questo sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, se ci amiamo gli uni gli altri, se amiamo il fratello. Sono parole terribili, perché se noi escludiamo anche uno solo dei fratelli, lo escludiamo così, ma questa è la legge nuova, il comandamento nuovo, il comandamento di Gesù. Chiediamo allo Spirito la grazia di amare, il dono di amare Dio sopra ogni cosa ed amare gli altri come Gesù ci ha amato. Amen. La nostra fede. Raccogliamo la voce di tutti gli uomini e ci prostriamo davanti a te. A nome di tutti gli uomini che non ti conoscono, non ti amano, oppure di quelli che ti conoscono e ti amano, e ci prostriamo davanti a te e dediamo così l'adorazione di tutta l'umanità, credente o non credente, perché tu sei il Signore, l'unico Signore. Signore, in questo momento ti diamo la voce di tutte le creature, visibili e invisibili, di tutta la creazione. Noi diamo voce a tutta la creazione, ci facciamo portavoce di tutta la creazione e ci prostriamo davanti a te e ti adoriamo, ti riconosciamo Signore, Padrone, Creatore delle cose visibili e invisibili. Signore, noi ti lodiamo con gli angeli, ti adoriamo con tutte le schiere angeliche, ti adoriamo con tutte le creature invisibili, dominazioni, principati, potestà, e ti adoriamo con tutte le creature che noi vediamo con i nostri occhi, ragionevoli e irragionevoli, perché tutto viene da te, tu sei il creatore di ogni cosa, il centro della creazione. E noi ci prostriamo davanti a te, o Signore Gesù, e ti proclamiamo nostro Signore, ti proclamiamo colui che ha creato l'universo e che piega l'universo davanti al Padre, da cui tutto procede. Signore Gesù, nel tuo Santo Spirito, noi ci uniamo come un cuor solo, un'anima sola, e ti diciamo tu sei il Signore, tu sei l'Altissimo, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, e in te noi adoriamo il Padre, la sorgente della vita, a cui sia gloria, onore e benedizione
ora e nei secoli dei secoli. Amen. Contemplato e può descriverlo, chi può magnificarlo come egli è? Ecco, noi potremmo dire tutte le lodi di lui e staremmo al di sotto della lode che egli merita. Come potremmo avere la forza per lodarlo? Egli è il grande, al di sopra di tutte le cose, egli è tutto. O Signore, questa parola del Siracide noi la proponiamo qui questa mattina e ti vogliamo lodare con tutto il cuore, tutte le forze, con tutta la voce. Diamo fiato, voce a tutte le opere della creazione per lodarti, e la nostra lode sempre inferiore a quelle che tu meriti. Tu sei grande, l'eccelso, l'infinito. Tu sei tutto. Alleluia. Che diventa nostro in questo momento. Era seduto sul trono, e i cherubini, i serafini erano attorno a lui. Le sue vesti riempivano il Tempio Santo di Dio. Attorno ai serafini, con le ali spiegate, gridavano, andando l'uno incontro all'altro: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che proclamava, mentre il tempio si riempiva di fumo, e disse: oimè, oimè, io sono perduto, perché un uomo delle labbra impure. Sono qui davanti a te e in mezzo a un popolo impuro, dalle labbra impure io abito, eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Signore Gesù, noi siamo qui davanti a te, tu siedi sul trono che il Padre tuo ti ha dato, e il trono della croce, e il trono dell'altare, e tutti ci prostriamo davanti a te. Tu sei il Re. Ecco i serafini che sono attorno a te, e attorno ci siamo noi, toccati dal fuoco che esce dal trono santo tuo. Sono i cherubini, sono i serafini che stanno attorno a te, e uno dei serafini sta prendendo dal tuo trono, dove arde il fuoco, sta prendendo un pezzo ardente di carbone, la sta mettendo nel cuore sulle labbra, perché il nostro cuore si è infiammato e le nostre labbra siano purificate, e noi col cuore infiammato, con le labbra purificate, gridiamo: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio degli eserciti. Piena la terra, sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Detto colui viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Grazie, Signore. Anche noi nel deserto della vita abbiamo le fiere e abbiamo gli angeli. Abbiamo le fiere delle passioni, gli animali del deserto. Che queste non ci distraggono dalla preghiera, che queste non ci facciano paura, che queste non ci distolgono ad uscire dal deserto e ritornare nel mondo.
ma abbiamo anche gli angeli accanto a noi che ci esortano a pregare, che ci sorreggono quando noi veniamo meno, perché tu hai pietà di noi. O Gesù, tu sei con le fiere e gli angeli ti servono. Signore Gesù, anche noi vogliamo stare con te nel deserto per questi 40 giorni. Fa che non siamo spaventati dalle fiere, dall'ululato dei cani selvatici, dai leoni, dalle tigri, dalle iene, dai sibili dei serpenti, perché tu ci hai detto potete calpestare gli scorpioni, i serpenti, ma che vengono gli angeli santi a darci coraggio, forza, perché noi possiamo perseverare nella preghiera, nel digiuno, ancora giorni, 30 giorni, e vedremo la gloria tua, Signore, vedremo la tua resurrezione brillare sopra i nostri occhi. Signore, noi attendiamo il giorno della Pasqua, ma in questa Quaresima vogliamo restare in preghiera, in raccoglimento, perché ti vogliamo dare lode nella terra del nostro esilio. Vogliamo stare nella tua dimora, Signore. Com'è bello restare qui. Tu hai detto di dire questo salmo. Se lo vuoi leggere tu. Quanto sono amabili le tue... Com'è bella la tua dimora oggi nel deserto. Poi tu ammainerai la tenda e la porterai lì nella gloria, e noi ci attenderemo con te. Vogliamo stare con te. Com'è bella la tua dimora, Signore, o Re degli eserciti, del nostro Dio. Più che stare mille anni altrove, stare con te un giorno è bello. Signore, vogliamo stare nella tua dimora. Dove tu dimori, noi vogliamo restare con te. Questa mattina è bello restare con te. Resta con noi, Signore, perché si fa sera. Signore, tendi la tenda. Noi vogliamo restare con te oggi, perché sei il Signore. Com'è bello stare nella tua dimora. Com'è bello stare qui davanti a te. Com'è bello riposare per un momento accanto a te e sentire che tu sei il nostro Dio, sentirci prendere dalla tua luce, dal tuo amore, dalla tua forza, e cantare a te, nostro Dio. Com'è bello stare con te, com'è bello essere in pellegrinaggio con te, camminare con te, perché tu sei il nostro Dio che ci accompagna nel sentiero della vita. Com'è bello con te arrivare al termine del nostro viaggio e stabilire la nostra dimora, la dimora eterna, dove tu starai sempre con noi. Allora non ci sarà pianto, non ci sarà il dolore, non ci sarà più la morte, perché tutto è passato, tu diventerai la nostra dimora eterna. Com'è bello tutto questo, Signore. Amen, amen, amen. C'è un'altra parola. Vogliamo raccogliere tutte le forze che abbiamo per cantare a te, e vogliamo far sentire a te nella nostra voce la voce di tutta la creazione, di tutti gli uomini. Signore, io mi unisco a tutti gli uomini del mondo, a tutti gli uomini lontani e vicini, mi unisco a tutte le creature visibili e invisibili, e nella mia voce c'è la voce di tutte le creature. Gesù, in questo momento io sono te che canta a te stesso, perché tu metti te stesso dentro di noi, dentro ciascuno di noi, e ti fai voce di lode per il Padre.
Signore Gesù, che abiti in ciascuno di noi, che canta in ciascuno di noi, noi vogliamo cantare con te, a te che il Padre ti ha dato come vita, vogliamo cantare di uno e trino. Cantiamo, cantiamo, fratelli, è Gesù che canta dentro di noi, è lo Spirito di Gesù che canta colui che è, che sarà per tutta l'eternità. Lui solo è il Santo, Lui solo è il Signore, Lui solo è degno di lode, a Lui la gloria, l'onore, la potenza nei secoli dei secoli. Cantiamo con gli angeli, con i santi, con i serafini, con i cherubini, con tutte le creature, cantiamo al Signore. Padre del Cielo, ti offro Gesù per tutti i miei fratelli, uno per uno tu li ami ed io li amo in te, e offro te al Padre il ringraziamento per questi miei fratelli, essi per bocca mia ti ringraziano e ti offrono Gesù, o Padre. Padre Santo, tutti siamo tuoi figli, e qui i tuoi figli ti offrono Gesù, colui che tu hai dato per la loro salvezza. Noi te lo restituiamo, o Padre, perché tu ce lo dai sempre, perché tu ce lo dici sempre come vita nostra. Padre Santo, Lui è sceso a noi e noi adesso lo riportiamo a te nell'amore. Daccelo sempre questo, Gesù, tuo figlio, perché noi in Lui abbiamo la guida, la luce e la vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto. Abbiamo beneficio ogni giorno da Lui. Benefici nel corpo e nello spirito, facciamoci il dovere di dire grazie. È un dovere di gratitudine dire grazie. Quando tu ricevi una caramella, dici grazie. Quando ricevi una carezza, dici grazie. E lo dici al tuo fratello, al bambino. Quanto più non dobbiamo dirlo a Dio, questa grazia, questo grazie. Per qualsiasi dono ricevuto, se qualcuno ha ricevuto qualche dono dal Signore, dica grazie a Lui, perché anche noi possiamo associarci a Lui e dire grazie a colui da cui viene ogni bene. Alleluia. Signore, voglio ringraziare. Viene guarita agli occhi. Signore, tocca in questo momento gli occhi e la persona comincia a sentirsi bene, la vista comincia a schiarirsi, il dolore che ha agli occhi scompare. Ringraziamo il Signore di questo. Se la persona dovesse essere presente, può anche alzare la mano. Sono anzi due persone. Bene, grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Ringraziamo il Signore perché sta toccando il fegato ingrossato della persona, è una segnalazione che ci viene di qui vicino. Ringraziamo il Signore di questo. Signore, tocca adesso la schiena di alcune persone che si sentono così oppresse e libere di tutti questi dolori, soprattutto la zona sacrale. Ci sono 4-5 persone che hanno dolori così all'osso sacro e alla parte della schiena in basso. Signore, li tocca e si sentono alleggerite. Ti ringraziamo, Signore, perché il dolore alle scapole di una persona è sparito e la cervicale di un'altra persona sta scomparendo. Signore, ti benediciamo per queste carezze che tu dai, ma soprattutto ti ringraziamo perché tu stai toccando i cuori di molte persone. Stai concedendo la grazia della conversione, cioè del pentimento
di vita non buona a due persone e hai messo nel cuore di una di due persone il proposito di rompere con il peccato e di tornare a vita integra. Signore, ti ringraziamo per questa grazia interiore che stai dando a queste persone e ti benediciamo con tutto il cuore. Io sento il desiderio spirituale e fisica e vogliamo sollecitare l'apertura del tuo cuore da cui scaturisce l'abbondanza di ogni guarigione. Signore Gesù, eccoci qui davanti a te. Noi chiediamo la guarigione nostra, quella spirituale. Siamo nella Santa Quaresima e abbiamo bisogno di essere purificati nella mente, rafforzati nel cuore, nell'uomo interiore. Vogliamo, Signore, guarire dalla nostra superbia, dalle nostre lussurie, dalle nostre ire, dai nostri rancori, dalle nostre invidie e gelosie, dei nostri attaccamenti al denaro e alle cose, dalla nostra gola. Vogliamo guarire di tutte le ferite che i fratelli hanno inferto a noi, nella nostra casa, da tutte le offese che hanno lasciato delle piaghe dentro di noi. Signore, ti offriamo tutte le nostre ferite, tutte le nostre piaghe, a causa dei figli che ci hanno addolorati, dei parenti, degli amici, dei mariti, delle mogli, dei fratelli, delle sorelle. Tutti ci feriamo ogni giorno, tutti siamo piagati e le ferite sanguinano, Signore Gesù. Ti chiediamo che il tuo sangue che esce dal tuo costato venga a irrorare le anime nostre e a guarire tutte queste ferite, tutte queste piaghe. Per questo, Signore, noi ti preghiamo e gridiamo a te: tu sei il Signore, colui che ci guarisce. Ecco, cantiamo col cuore aperto, presentiamo al Signore tutte le nostre ferite morali, spirituali, soprattutto le ferite dello spirito che fanno sanguinare il nostro cuore. Cantiamo e offriamo. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria ed entrando da lei disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava in cuor suo che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà mai fine.
Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile, non conosco uomo? E le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, e colui che nascerà sarà dunque chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Tutti insieme, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. L'angelo partì da lei, ritornò in cielo ad annunziare a tutti gli angeli del paradiso che Maria sulla terra, la prescelta di Dio, aveva detto sì. Tutto il paradiso fu in festa quando l'angelo tornò e ascoltò che l'arcangelo aveva ricevuto da Maria il sì, il lieto annuncio fece sussultare alla corte celeste che era stata fedele a Dio quando il Padre aveva annunciato il suo progetto del Verbo incarnato. È il momento in cui trema l'abisso ribelle al progetto di Dio. È il momento in cui esulta il cielo ed è sconfitto definitivamente l'inferno. È il grande annunzio della sconfitta di Satana e del trionfo del piano di Dio. E il Verbo resta in mezzo a noi. Il cielo si trasferisce sulla terra. Il centro dell'universo è qui sulla terra. Anche gli angeli santi vorticano attorno al Verbo incarnato. Tutta la creazione vortica attorno a Maria, madre del Verbo incarnato.
il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. È l'inizio dell'era nuova. Per noi l'inizio dell'era nuova è il Natale, ma in realtà l'inizio dell'era nuova è l'incarnazione, il momento in cui il Verbo si fa carne, il momento in cui lo Spirito Santo fa germinare dal grembo di Maria Gesù, il momento in cui la persona divina del Figlio prende la carne nel grembo di Maria, e allora che incomincia l'era nuova, l'era di tutto il mondo. Il mondo ha una nuova vita proprio da quel momento. Ecco perché è la festa delle feste, quella dell'Annunciazione, perché il Natale, la Pasqua, la Pentecoste sono conseguenti a questo momento in cui il Verbo si fa carne. Il momento dell'incarnazione segna il punto cruciale in cui tutto il mondo rinnova la vita, ha un nuovo volto, in cui il piano di Dio si realizza. Noi tremanti adoriamo, insieme con gli angeli santi che alla... episodio, un senso di gratitudine al Signore per il bene che abbiamo ricevuto, per la guarigione che è stata operata in noi. Noi dobbiamo tenerci la guarigione per noi. Siamo invitati a propagare quello che il Signore ha fatto. Cioè Naaman dice a tutti quello che ha fatto il Signore, proclama nella verità che non c'è altro Dio se non il Dio di Israele, e anche che si presta ad accompagnare il re nel tempio di Rimmon, però quando egli si posta sulla terra di Israele, però accompagna il re perché è un modo di procedere prudentemente, però annuncia a tutti che quello che ha ricevuto l'ha ricevuto dal Dio di Israele, e nel suo cuore conserva la terra di Israele. Quando si prostra sulla terra di Israele, cioè la fedeltà a Dio anche in terra straniera, pur non combattendo quelli che stanno a casa, pur non combattendo il culto di Rimmon. Ma col capo nasce tutto il corpo. Potenzialmente eravamo tutti in Maria, nel momento in cui Maria sceglie il progetto di Dio, dice sì al progetto di Dio, dice sì mettendo da parte il progetto dell'uomo, il progetto umano, e ora che il progetto di Dio si avvera per Maria ed è per noi il progetto della nostra salvezza, anche noi abbiamo detto sì in Maria per essere salvati dal Salvatore. Adesso possiamo cantare tutti il Salmo 87. Le tue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama la porta di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. La porta di Sion è Maria, la dimora di Dio è Maria. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Questa città di Dio è Maria. Ricorderò Raab e Babilonia tra quelli che mi conoscono, anche quelli che sono più lontani da Dio, Moab e Babilonia, debbono riconoscere
che la sorgente della vita è là, perché Gesù è venuto per distruggere il peccato dell'uomo. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati, tutti sono nati in Gerusalemme, tutti gli uomini sono nati in Gerusalemme, Giacobbe, Israele è nato in Gerusalemme, d'Etiopia, Tiro, Sidone, Babilonia, tutti sono nati in Gerusalemme, perché tutti sono le membra del mistico corpo di cui il capo è Cristo. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Cantiamo allora, fratelli e sorelle, il Signore scriverà sul libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Adesso tutti dobbiamo danzare, perché là, nel grembo di Maria, sono tutte le nostre sorgenti, le sorgenti della vita, le sorgenti di tutti gli uomini sono là nel grembo di Maria, di tutti i salvati. Tutto il mondo salvato ha nel grembo di Maria il proprio posto, la propria sorgente, la propria radice. Tutti là siamo nati. Fratelli e sorelle, alziamoci in questo momento. Alziamoci e danziamo. Là sono tutte le mie sorgenti, e danzando canteranno là, là nel grembo di Maria, sono i nostri sorgenti. Là tutti siamo nati insieme con Cristo, Salvatore. Maria diventa così la madre universale, la madre nostra, la madre dei viventi, la madre della vita, la nuova Eva. Alleluia! Alleluia. Adesso cantiamo.